Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Questo sarà finalmente il video dei regali di Natale. Sono tornata nella vecchia postazione con anche il vecchissimo pigiamone. E niente, questo sarà appunto il video dei regali di Natale più i recuperi di dicembre che vi farò vedere veramente velocissimi adesso. Poi passiamo subito ai regali di Natale, che è la parte più bella e succulenta del video. E direi di iniziare subito appunto con i recuperi, anche perché sennò questo video lo caricherò tipo a febbraio, già che ci sono. Come manga io ho recuperato il numero 4 di Non sono un angelo di Ayazawa, il penultimo volume. Planet costa 8,90 euro, il prezzo è aumentato ma è veramente enorme ragazzi, quindi oh mio Dio, è grosso quanto un libro, ci ho messo un sacco a leggerlo. Comunque è il penultimo volume, quindi ci sta, diciamo, tra virgolette. Poi ho preso il terzo volume di Magus of the Library, sempre Little Planet, sempre con 7 euro, di Mizuizumi, anche questo è veramente enorme. E poi ho recuperato il 19 e 20 di Yuna, la principessa scarlatta, e Lettera al Comics, per un costo di 4,50 euro l'uno. Questo non mi piace più di tanto il frontale, ma il retro è bellissimo secondo me, mentre questo adoro tantissimo la copertina. Adoro, adoro un sacco. Come libri ho recuperato libri, diciamo, che ho trovato nelle box. Se non avete visto video unboxing, comunque vi lascerò queste informazioni. Il primo libro che ho recuperato è La famiglia Addams, la biblioteca di mercoledì, e Total per Corsi per un costo di 10,90 euro, e sono tutte citazioni di famosi autori commentate appunto da mercoledì. L'edizione è molto particolare, piena di disegni, molto molto particolare. Io l'ho già letto e poi saprete nel video delle letture che cosa ne penso. E l'altro libro che ho trovato alla box è stato Kirion la nona di Tamsin Muir, credo che si legga così, non ne sono sicura, con le pagine colorate di arancione. Anche lì sembrano color zucca, ma in realtà sono un bel arancione evidenziatore. Non so perché sia così chiaro. E costava 22 euro e tra la scarvolta all'interno è fatto così con i teschi, e sotto c'è appunto il poster. Io questo libro non l'ho ancora letto, ne sento parlare veramente male, bene e male insieme, però più male che bene, quindi sono molto timorosa da leggerlo. Non ero neanche attratta a questo libro, però era dentro la box, quindi non potevo dire no, non lo voglio, me lo sono cuccato, basta. Poi il libro che ho comprato, l'unico libro che ho comprato è stato questo, Anna Premoli, tutto aggiunti per un costo di 9,90 euro, e sono i super insuperabili. Super insuperabili. Non mi ricordo che titolo l'ho detto, della Newton Compton l'ho detto, non mi ricordo, vabbè. Comunque sono i super insuperabili, esatto, e sono i 3 romanzi in uno. E questa è una cosa fantastica perché con meno di 10 euro abbiamo 3 libri da leggere. Ovviamente sono scritti piccini piccini picciò, però va benissimo lo stesso, sinceramente, per quanto mi riguarda, anche perché io amo questa autrice fortissimo. Ho già letto 2 dei 3 libri che sono all'interno di questo libro, 2 dei 3 racconti, e poi saprete tutto nel mio wrap up. Comunque io adoro tantissimo questa autrice. Poi, libri con gli scambi sono gli ultimi 4 libri che mi devono arrivare a novembre, poi a fine sono a dicembre. Il primo è Cuor d'inchiostro della Cornelia Funke, edito dalla Bestseller, per un costo di 10 euro. E ho visto il film e non ho mai letto il libro, quindi ho pensato di farlo così. Poi, Le donne di casa Blackwood di Ellen Marie Wiseman, edito dalla Newton per un costo di 9,90 euro. A me ispirava tantissimo questo libro. Come sapete, io amo tantissimo i libri che ci sono tipo nelle ville abbandonato, magari c'è stato qualcuno, quel qualcuno torna, oppure torna il pronipote, torna in quel posto per scoprire tutti i vari segreti della famiglia. Io adoro questo genere di libri, quindi non vedo l'ora di leggerlo. 2 recuperi di cui sono già pentita, però tant'è. Danza all'inferno di Stephanie Meyer, Meg Cabocchi, Marison, Michelle Jaffe e Lauren Miracle, che non so chi diavolo siano, edito dalla Lane, questo per un costo di qui 17,50 euro, sta sua diretta, non lo so, era un periodo dove volevo leggere sempre cose di vampiri, e ho recuperato anche questo, ma sinceramente non so se lo leggerò mai. E poi ho recuperato appunto, per lo stesso motivo, Il risveglio di J. Ward. Ne devo parlare veramente tantissimo e bene di questo libro, non in questa edizione ovviamente, ma in un'altra edizione, c'era un po' di polvere, però appunto c'è un po' di polvere. Sapere che io manco da questa stanza da un po' di tempo, quindi c'è un po' di polvere.
Dicevo appunto, non so parlare veramente bene, però è veramente lunghissimo. Ci ho notato che sono tipo una decina, se non di più, di libri. Io già sono diventata malissimo. Quindi, boh, vedrò e vedremo che cosa fare. Veniamo alla parte più bella del video, più succulenta e sicuramente anche molto più lenta, che sono i regali di Natale. Come regali di Natale ho ricevuto sia libri che cose inerenti ai libri, sia cose che non c'entra assolutamente una fava. E vi farei prima vedere quelle. La prima cosa di regali di Natale che ho ricevuto è stato il maglione, che non ho qui da farvi vedere, ma l'avete visto nello scorso video, quello della Star Comics, sia il primo video dell'anno. Ed è quel maglione, quel maglioncino cammello col collo bello con i bottoni dorati. Questo è stato uno dei regali più belli, cioè io non pensavo mi sarebbe piaciuto così tanto, perché io non amo quel colore, però appena me lo sono messo indosso era morbidissimo, caldissimo, in love, super in love. E poi, sempre dai miei genitori, ho ricevuto un pacchetto super bellissimo. Questo però dopo Natale, perché è entrato in Italia il 22 dicembre. Vi faccio vedere una delle scatole, perché sono tanti oggettini diversi. Una delle scatole, giusto per far vedere il marchio. Vi lascerò anche il link al sito nella scheda di informazioni. Non perché sia pubblicizzato questo video, cioè perché pubblicizza questo video, ma perché questo è un negozio, è una catena di negozi in cui io credo tantissimo e hanno delle cose che sono bellissime. Costano un fottio, molte, non tutte, ma molte costano tantissimo, anche determinate cose tipo i fumatori e le piramidi, che non so come si chiamano in italiano, non so come tradurlo bene in italiano. Io le chiamo le piramidi. Di legno, tutto fatto in legno, tutto fatto a mano. Delle cose fantastiche e sono molto famosi per i schiaccianoci. Sto parlando di Kate Bosworth. Probabilmente avrete già visto qualche cosa del genere, avete sentito anche già nominare da me, perché io spesso e volentieri ho comprato da questo negozio che si trova in Baviera. E credo che si veda bene così, sì. Si trova principalmente a Rothenburg, che è dove è nato, appunto, Rothenburg, Rothenburg, Tauber. Però si trova anche in tantissimi altri paesi, sempre inerente appunto alla Baviera. Non so se si trova anche tutto il resto della Germania, sinceramente, però so che spediscono. Infatti, quando mi è stato detto abbiamo preso le gare da Kate Wolf, ti fai un colpo. Io, raga, davvero strapedo per questo sito. Ma comunque, questo negozio, questa catena di negozi, vi faccio vedere che cosa mi è arrivato. Allora, prima cosa, messo tutto qui perché ho paura che mi si sfracelli tutto, perché sono cose molto fragili. Loro vendono principalmente cose a tema Natale o comunque inverno. La prima cosa è questa qui, che è una pallina di Natale in vetro fatta a forma di chiesa. È bellissimo, ho paura che mi caschi fortissimo. È bellissima, è super leggera, piena di glitter. Io impazzisco per queste cose, tutto se sono di Kate Wolfart, e anche la sua stella cometa. Io la adoro tantissimo. Questa qui è una delle cosine. Poi mi è stato regalato questo qui, che è una pallina Natale, ma sull'albero di Natale non ci stavo, che sennò questa si sarebbe ammazzata subito, che è questo bellissimo pupazzo di neve con tutti i glitterini, con l'uccellino, le cuffiette, adoro tantissimo. E questo l'avete visto anche in qualche foto di Instagram. Adoro, mi piace un sacco. Questo credo che lo terrò fuori anche dopo Natale. Cioè, in realtà siamo già dopo Natale, perché oggi sto registrando che è il 12 dicembre, 12 gennaio. Praticamente a metà mese. Però adoro tantissimo, mi piace un sacco. Adoro. E poi altre tre cosine che sono sempre delle per il Natale, pallino di dire. Una è questo qua, che la presento, tutte e tre sono un po' a forma di pan di zenzero, no? Questa qui che è il cuore, poi c'è il cavallino a dondolo. Io sono amante dei cavalli, quindi i miei mi fanno sempre regali dei cavallini a dondolo, bellissimo. E poi l'ultimo, Babbo Natale, adoro alla follia. Io amo, amo tantissimo questa catena di negozi. Il sito lo troverete in inglese o in tedesco, non esiste in italiano, però comunque è facile e intuibile in inglese. Io vi consiglio di darci un'occhiata perché ha delle cose bellissime. So che costano, magari so che i saldi, non dico cosa andrà in offerta, in promozione, non lo so, però so che costano tanto.
però davvero meritano, per quanto mi riguarda, meritano veramente tantissimo, quindi non si sa mai che non farò mai qualche acquistino. Poi passiamo al resto dei regali Natale, perché ho già parlato abbastanza di questi dei regali dei miei genitori. Passiamo al regalo, sempre a tema, anzi, passiamo alle cose che, continuiamo con le cose che non sono inerente ai libri. La prima cosa è questa qui. Io questa qui in realtà non volevo comprarla, ma sono autoregalata per Natale. Mi serviva perché ho notato, ho fatto due conticini. Io utilizzo una barra due palette per truccarmi. Non ne uso tantissima, adesso ho un po' migliorato in questo punto di vista. Sono un po' migliorata. E ho fatto due conti. La palette che avevo quasi 3 anni. E ne scadeva dopo uno. Quindi ho detto, Simo, ti devi comprare un'altra palette, perché sennò. L'ho dovuto ordinare su internet perché in negozio questa non riuscivo ad averla, ed è la Natural Matte di Too Faced. Questa l'ho pagata, lo posso dire tranquillamente, 42 euro. Mannaggia, ma è proprio quello che volevo, una palette matte. Ha un enorme specchio e poi questa è la combinazione di colori. Io spero che non sia troppo sfalsato. No, non è sfalsato. Tra l'altro, una due particolare che non riconosco. L'ho già usata. Non si vedrà una mazza che l'ho già usata perché hanno questo disegno in rilievo, molto, molto in rilievo. Non si vedrà una mazza che ho già usata, però comunque mi sto trovando bene. Ok. L'avrei sugli occhi questi ombretti, però sono tipo. Sono dalla mattina alle 9 e sono le 10 di sera. Quindi è un po' tanto, ok. Però comunque ci sto trovando bene e niente, questa è stata un'altra cosina che mi sono, diciamo, autoregalata. Poi, altra cosa che ho ricevuto sempre fuori tema nerd è stato un ciondolo di Pandora. Ed è, ora, non so come farlo vedere perché è veramente piccolo ed è una piuma. Io spero che si veda lo stesso. Vabbè. Comunque, sempre legata al tema delle ali d'angelo e tutto quello che ci sta dietro le mie ali d'angelo, tutto legato a quello. E comunque mi piace, quindi niente da dire. Poi, tra l'altro, mi piace perché è molto sottile come ciondolo, quindi nel braccialetto non mi occupa troppo spazio. Veniamo alle cose legate ai libri, ragazzi, sono le cose più succulente di tutte. Allora. Non è vero, ho dimenticato una cosa. Questo video è tutto un macello, ma non ho voglia di registrarlo da capo. E una mia amica mi ha regalato un po' di cosine, tra cui mi ha regalato questo choker qui, bellissimo, con il coniglietto e con la sua perla, cioè finta ovviamente, la perla con tutti questi cristallini, bellissimo, non si vedrà una mazza. Mi piace tantissimo. Non l'ho ancora potuto utilizzare perché fa un freddo cane, quindi uso solamente le maglie a collo alto, quindi non va assolutamente bene. Però appena arriverà la primavera sarà una delle prime cose che inizierò ad utilizzare, uno dei primi choker. Sapete che io amo i choker. E poi sempre a tema, questa volta veramente a tema libri, o comunque vicino ai libri perché secondo me questa qua fa sempre parte, mi ha regalato anche questa che ho già utilizzato, che è la Christmas cookie di Yankee Candle. Io credevo fosse estremamente dolce, in realtà non è così tanto dolce. Cioè io i gusti estremamente dolci della Yankee Candle non riesco a sopportare, mi viene veramente la nausea, ma questa mi piace, ricorda un po' il budino alla vaniglia fatto in casa, un po' tanto vanigliato. Però comunque ci sta, mi piace. E avevo bocciato qualche anno fa le Yankee Candle piccole, ma si vede che era fallata quella là, perché questa qua funziona veramente da Dio. Poi mi ha regalato anche un libro, però ve lo faccio vedere dopo, perché vorrei farvi vedere questa cosa che avete già visto, se avete visto il vloggino che ho girato durante le feste, nel caso ve lo lascerò. E i genitori del mio ragazzo mi hanno regalato un set. Stupendo. Allora, la prima cosa che mi è stata regalata da loro è questa meravigliosa tazza, bellissima, tutta cicciottona con le fragole, adoro tantissimo. Tutto ha il suo coperchio di ceramica. Io ho paura che questo mi duri veramente zero perché io sono
mi dà le mani di burro con il suo filtro, troppo bella. E poi è veramente capiente comunque, eh. Cioè è veramente grande. Già, dopo far cadere. E poi mi hanno regalato insieme questo, che avete anche questo qua visto nel video, che è un finto libro. Allora, in realtà non è un vero libro perché è in cartone, però come sentite ciocca vuoto. It's Christmas time, assapora l'attesa. Mi piace tantissimo ovviamente la confezione, perché è fighissima, ma è una confezione di tisane. Adoro. Nel video usavo questa qui che è fuoco del caminetto, poi c'è Bonnuit, cioè gioia di vita e classica frutti di bosco. Adoro, adoro. Adoro lo stesso. Adoro lo stesso un sacco. Quasi quasi volevo farmi stasera questa qui perché ne ho bisogno, che domani è una giornata molto importante, lavorativamente parlando. Quindi, fratello, quasi quasi mi faccio questa stasera. La Bonnuit, dentro c'è distensivo insieme di camomilla, tiglio e verbena. Mangerete una mazza. Comunque, sì. Posso farmela stasera? Adesso veniamo ai regali veri. Sto scherzando. Arriviamo ai libri, che sono magari la parte che più volevate tra tutti. Allora, libri. Come libri, sono tutti libri che erano, tutti tranne uno, che erano nella mia wishlist. Cioè, io praticamente ho dato la mia wishlist a famiglia, fidanzato, agli amici non li ho tra la lista. Solamente fidanzato perché comunque avevamo deciso con le altre persone di non farci regali, quando poi una mia amica me l'ha fatta a sorpresa. Vabbè. Allora, partiamo da quello che non era in wishlist, che comunque leggerò perché non vedo l'ora di leggere, ragazzi. Tutto per l'edizione e poi perché il seguito esce il 19 di gennaio. Sto parlando di Magisterium. Io non ho mai approcciato la storia di Magisterium. Sapevo che era una storia di scuola di maghi, però non mi aveva mai entusiasmato il pensiero di leggerla. Vi sto regalando questa edizione bellissima, ragazzi. Credo che costi 22 € e contiene ben tre libri: L'anno di ferro, Il guanto di rame e La chiave di bronzo. Libri di Cassandra Clare e Holly Black. Cassandra Clare a me piace come scrittrice, Holly Black. Sì e no, dipende molto. Quindi non so veramente insieme cosa potrebbero aver creato, sinceramente. E ne ho sentito parlare di questa saga bene e male, più bene verso l'inizio e male verso la fine. Però comunque io non vedo assolutamente l'ora di leggerla. Perché appunto questa. Poi l'edizione, ragazzi, è figherrima. Adoro, adoro un sacco. Sono super illuminata, non si vede una mazza. È bellissimo. Poi, libri invece che avevo in wishlist e che mi sono arrivati tutti quanti. Il primo libro è La biblioteca di mezzanotte di Matt Haig, o Haig, non so come si pronunci, che lo sto già leggendo, ovviamente. Edizioni EU per un costo, non mi ricordo assolutamente quale fosse il prezzo di questo libro. Questo, diciamo che ho rotto un po' le scatole per averlo, perché lo volevo davvero tantissimo, e quindi mi è arrivato. Quindi mi è arrivato. Lo sto già leggendo e vedete che mi piace. Questo libro dovrebbe parlare di una ragazza che vicina al momento in cui si suicida, le si spalancano le porte della propria biblioteca in cui ogni libro presenta un essè. E se invece avesse fatto quella scelta, ne avesse fatta un'altra. Non lo so, mi ispirava un sacco, lo volevo assolutamente leggere, poi parla di libri e quindi. E parla di un argomento molto delicato quale il suicidio e i motivi che portano appunto. Io sto leggendo attualmente i motivi che la portano al suicidio e devo dire che la capisco benissimo. La protagonista la capisco veramente, veramente bene. È scritto abbastanza grandicello, abbastanza, cioè non sono così, abbastanza in spazi vuoti, quindi la lettura è veramente molto spiccia spiccia. Poi, qui, ve lo dico dopo, vi mostro altri due libri, che sono due libri che non credevo assolutamente di ricevere, perché sono libri che IBS e
e anche un altro sito, me ne dava completamente esauriti. Quindi ho detto, guarda, provaci, però non so se li troverai mai. Me li ha trovati tutti e due, cioè io lo faccio santo. E il primo libro che vi mostro è Avalon. Tutti e due sono editi, edizioni dell'Età dell'Acquario, sono quindi libri culturali. E questo è di Nicholas R. Mann, Avalon, i sacri misteri di Artù e Glastonbury. Ed è appunto un libro su Avalon. Scritto abbastanza grande, ci sono anche delle immagini di cui non so assolutamente nulla cosa mi significano. Ci sono delle foto in bianco e nero. Boh, come sapete io amo tutta questa cosa qua di Avalon, quindi assolutamente lo volevo tantissimo questo libro. E poi è riuscito a trovare anche l'altro libro che è Il Vischio e la Quercia di Riccardo Taraglio. Spiritualità celtica nell'Europa druidica. 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 Sì. Boh, il problema di questo libro, a parte che pesa un quintale sto libro, ma è scritto minuscolo! Cioè, raga, io questo libro lo leggerò in 30 anni. Questo qua è praticamente come leggersi un libro di storia. E devo essere sincera, lo volevo, sono stracontenta di averlo ricevuto, non so quando effettivamente lo leggerò, però sono veramente contenta di averlo e finalmente posso dire, cioè, sono veramente stracontenta. Poi veniamo agli ultimi tre regali e poi è finito. Comunque sono tre libri che volevo tantissimo. Il primo libro è La leggenda di Lorelei di Susan Goga, edito da Giunti per un costo di 15,90 euro. E questi non sono bollinati perché sanno, le persone che mi hanno regalato questi libri sanno che non voglio la bollinatura nel libro. E di questa autrice avevo già letto I misteri di Choel Kiel e ho in lettura un altro libro che non mi ricordo come si chiama. Dov'è? Un altro. Però questo mi ispirava decisamente molto di più perché narrerebbe la storia di questa leggenda, di questa sirena che attira le persone. Se non mi ricordo male, ah, c'è già il segnalibro perché l'avevo già iniziato. Allora, un'antica leggenda racconta di una donna che, seduta su una rupe, finava i capelli dorati, distraendo così i naviganti sul Reno, i quali finivano per schiantarsi con le loro barche sugli scogli. E il posto, diciamo, in cui è ambientata questa leggenda sarebbe collegata a una persona che non ne sapeva assolutamente niente. Quindi, praticamente, è sempre la storia di questo tizio che eredita tale villa, va là e scopre dei misteri. Il mio genere! Il mio genere! E l'ho già iniziato, però non l'ho ancora finito. Più che altro perché ho lettura tantissimi altri libri e quindi. Ok. Questo invece ha una storia divertente, questo libro, perché è l'ultimo di una quadrilogia. Io ho detto, ho specificato proprio, cioè io ho messo in lista il terzo e il quarto libro di questa quadrilogia. Però io pensavo, con un po' di cervello, cioè, si arriverà a capire, bisogna prendere prima il 3 e poi il 4. No, io ho la sedicesima luna, la diciassettesima luna e mi hanno regalato la diciannovesima luna. Io questo libro non lo posso leggere se non compro un terzo. Vabbè, comunque sono contenta di averlo ricevuto ed è la diciannovesima luna di Kemi Garcia e Margaret Stolle. Di questa saga ho letto solamente il primo, perché poi ho letto altre cose, però mi era piaciuto veramente tantissimo, ho tipo dato 5 stelle, una cosa assurda. Quindi volevo anche recuperare gli altri volumi. Il secondo ce l'ho già appunto, il terzo lo devo recuperare da me e il quarto mi è stato regalato. Cioè, ma tant'è, allora almeno ho detto quando io ho dato la lista a queste persone, gli ho detto queste edizioni, perché io conoscendo queste persone mi regalano un libro che è edizione flessibile e l'altro in rigida. Li conosco benissimo queste persone qua. Ho detto non voglio. Raga, però mi ha regalato. Vabbè. No, come te. E veniamo all'ultima cosa. L'ultima cosa, io so che moltissimi non lo fanno vedere per quello che c'è stato per l'autore e tante belle robe, però io l'ho ricevuto, lo leggerò e ne parlerò, quindi ve lo cuccate lo stesso. Sto parlando di Nona Grey di Mark Lawrence, edito dalla Oscar Poult per un costo di 30 euro. Io questo libro lo volevo tantissimo,
perché non per quello che è successo all'autore, alle pagine nere, tra l'altro, stupendo. Mi dispiace, per tutto quello che è successo mi dispiace averlo, tra virgolette, però la storia mi ispira tantissimo. Quindi il pensiero di non averlo non era un pensiero fattibile, cioè mi ispirava troppo la trama, troppo tutto, ho voluto assolutamente. Dentro è rosso così, sotto c'è un poster della Madonna e sotto è qui, faccio tutto così, cioè adoro tantissimo. L'edizione è un po' come quella di Gideon, però adoro molto di più questo. Io questa serie non l'ho mai letta, non so neanche della sua esistenza, sinceramente, però quando ho letto la trama ho detto no, vabbè, io questo lo voglio assolutamente. E infatti mi è stato regalato. Sono stra contenta. E niente, ragazzi, questi sono i miei regali di Natale che state vedendo a gennaio, a metà gennaio precisamente. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao, ragazzi!